varie riguardo al palazzo qui della provincia. Il presidente Paolini è intervenuto per fare chiarezza sul tema riguardante la nuova sede della provincia di Pesaro Urbino. Dopo le recenti prese di posizione sull'argomento, il presidente ha chiarito che non c'è l'intenzione di uscire dal centro storico e al massimo, dice Paolini, ci sposteremo di pochi metri in una sede più adatta e funzionale. Noi non abbiamo mai pensato di andare fuori dal centro storico. Abbiamo dei problemi qui di ristrutturazione e dei problemi statici all'interno di questo palazzo. Abbiamo trovato la possibilità di spostare la provincia da qui, acquistando la sede della Banca d'Italia. Abbiamo chiesto alla sovrintendenza quali erano i vincoli, perché prima era prevista nel vecchio piano regolatore demolizione e ricostruzione. La sovrintendenza ha messo dei vincoli, ma sul palazzo nuovo, sul palazzo vecchio, noi abbiamo sempre detto che avremmo spostato un liceo, molto probabilmente il Mamiani, che è qui attaccato all'altro, e avrebbe tenuto la provincia per sé l'uso e non avrebbe venduto la sala Adele Bei e la sala Pierangeli. Per tutto il resto, quello che ci vogliono fare, anche la proposta che ho sentito, che è uscita sui giornali, che il sindaco Matteo Ricci ha proposto di farci una sede universitaria, ben venga. Ben venga, sarei contento, però noi siamo costretti di uscire da qua, di trovare un'altra soluzione per l'enorme spazio che abbiamo, per i costi enormi che abbiamo per il riscaldamento, che poi vuol dire anche risparmio energetico. Tante necessità che hanno fatto nascere l'interesse per l'ex sede di Banca Italia a Pesaro, un edificio solido che ha una struttura migliore e non richiederebbe lavori pesanti. Per l'acquisto, fanno sapere, saranno necessari 2.800.000 euro. Loro ci hanno detto, quantomeno la direzione nazionale ha detto che non possono scendere sotto i 2 milioni e 8 per l'acquisto. Quindi noi cercheremo di trattare, di spuntare magari anche un prezzo migliore, dopodiché ci saranno degli interventi anche lì di miglioramento da un punto di vista sismico e statico, però abbiamo già fatto delle prime verifiche e gli interventi non sono così importanti come quelli che avremmo dovuto fare qui. Cancellata l'idea della costruzione della nuova sede a Villa Fastigi in un terreno di proprietà. Il presidente Paolini precisa: abbiamo fatto altre scelte ed evitato l'inutile consumo di suolo. Abbiamo delle strutture come la Banca d'Italia, che è una struttura vuota. Perché io devo andare a ricostruire un altro palazzo quando ne ho una vuota e che soddisfa le mie esigenze? Con una spesa di sicuro inferiore, ma lasciando poi vergine un terreno, io preferisco usare una struttura vecchia, risistemarla, cioè andiamo a abitare dove ci hanno abitato, a vivere dove ci hanno vissuto, non andiamo a costruire in terreni vergini palazzine che poi fra 50 anni.